Hola, ciao ragazzi, oggi come vi avevo già promesso facciamo un video soltanto per gli esercizi. Abbiamo fatto quattro lezioni base adesso, abbiamo fatto la pronuncia, gli articoli, il femminile, il maschile, i verbi e le presentazioni. Oggi facciamo gli esercizi su queste quattro prime lezioni. Questo esercizio consiste nel inserire l'articolo determinativo appropriato. Ok, quindi adesso io vi do tre parole. E voi dovete inserire l'articolo determinativo giusto. Le parole sono arbol, scrivo di lato magari se si vede, arbol, pes e meses. In questo esercizio invece dovete inserire l'articolo indeterminativo corretto. Le parole sono periodista, mappa e illusione. Fatto? Benissimo. Andando avanti ancora, adesso facciamo ancora un altro esercizio nel quale dovete definire se una parola è maschile o femminile. Io ve ne do esattamente 6 e voi dovete rispondere, chiaramente in un video risposta, in un commento sotto il video, un messaggio privato, in qualsiasi modo. Quindi nel prossimo video di questo esercizio vi dirò i risultati degli esercizi. Allora, dovete dire se sono femmininas o masculinas le parole. Rodiglia, scrivo qua di lato, si vede? Rodiglia, lece, sal, planta, nariz e coce. Voglio dirmi se sono maschili o femminili. Benissimo, l'ultimo esercizio, così facciamo un bellissimo video veloce veloce, anche qua, gente. Fatemi leggere. Ok. Un video velocissimo. 3, 4, 5. Allora, adesso invece dovete inserire, io vi do i verbi all'infinito, voi dovete inserire il verbo coniugato al presente. Vi do la frase, ve la scrivo sempre sulla parete qui. E voi dovete coniugare il verbo inserito nella forma corretta. Allora, la frase è: Hola, yo soy Andrés. Y vosotros, ¿cómo? Puntini, puntini, puntini. Il verbo da inserire è llamarse. La quarta frase, la seconda frase, è: Ahora que Ana está de vacaciones, y, puntini, 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 il verbo da inserire è tener. Tiempo, puntini, 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 leer. Leggere un libro alla settimana. L'ultima frase: De che signo zodiacale ser tu? Quindi alla seconda persona, ser, verbo essere, punto interrogativo, scrivo qua. Yo, di nuovo verbo ser, sagittario. Questo era l'esercizio di oggi, l'1301. E io vi auguro una buona estate, tanto ci rivedremo sempre. Comunque farò ancora video, farò lezioni in spagnolo, lezioni di italiano per spagnoli e vabbè, di più. Ah, inoltre vi dico che sono per adesso quasi tutti i giorni su Spreaker.com, chi mi volesse seguire, sarò questo pomeriggio, penso che caricherò questo video, chi in contemporanea preparerò la puntata su Spreaker.com, programma web radio, radiofonico. E niente, potete seguirmi lì per italiani, darò qualche dritta anche lì per imparare lo spagnolo, per tantissime altre cose oltre che la musica. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!